Di Maio, voi volete stare in partita ma senza andare alle consultazioni, come fate? Noi siamo in partita, abbiamo chiesto i nomi al Partito Democratico, al Partito di Renzi e il prima possibile vogliamo sapere quali sono i nomi che loro propongono per farli decidere ai nostri attivisti. Non abbiamo tempo da far perdere ai cittadini italiani con tavoli nei quali, per stessa ammissione del PD che ci ha telefonato, lì non faranno nomi, lì vogliono fare solo questa pantomima per far vedere che fanno i tavoli con tutti i partiti. Grillo ha detto, se non è Renzi sia il PD a dare una rosa. Vi aspettate una sponda dalla minoranza Dem? Ma il problema è che il PD è frazionato in mille parti. In questo momento abbiamo di fronte un segretario di partito, che è Renzi, che non dice ai componenti del suo partito qual è il nome che vuole fare per il Presidente della Repubblica. Cioè i cittadini italiani pagano oltre 300 parlamentari che non sanno neanche qual è il nome che ha in mente Renzi per il Presidente della Repubblica. Noi lo chiediamo al PD, ci facciano loro i nomi, magari esce qualcuno che lo sa in quel partito tra 300, oltre 300 parlamentari pagati. Voi un nome in mente ce l'avete, cioè giovedì voterete scheda bianca o convergerete su un vostro Noi candidato? abbiamo deciso di mettere al centro i cittadini di questa scelta, chiediamo i nomi al PD, loro ci fanno quattro nomi, li facciamo decidere ai cittadini in rete e il nome migliore lo voteremo dal primo scrutinio. Perché? Perché vogliamo eleggerlo al primo scrutinio il Presidente della Repubblica a 2/3, mettendo insieme il più possibile le forze politiche e permettendo quindi ai cittadini italiani di avere veramente un garante al Quirinale che magari decida di respingere leggi come la legge Fornero in passato. Allora.